Ogni estate arriva puntuale il discorso di tornado, tromba d'aria e raffiche lineari, downburst. Purtroppo, soprattutto articoli di giornale e siti internet associano i danni da anche semplici raffiche di vento a danni da tromba d'aria. No. Innanzitutto partiamo col dire che tromba d'aria e tornado sono la stessa identica cosa. Non è che si usa tromba d'aria per identificare un piccolo vortice e tornado per un grande vortice. È la stessa cosa. Tromba d'aria è la traduzione di tornado, quindi sono la stessa identica cosa. Tornado e tromba d'aria sono due fenomeni che avvengono in condizioni perturbate, quindi se c'è il cielo sereno e c'è un vortice è un'altra cosa, è il Dust Devil, ovvero il classico diavoletto. Tromba d'aria e tornado si formano con delle nuvole in aria, in una situazione di instabilità. Come si riconoscono? Si riconoscono dal classico imbuto, può essere piccolo o molto grande, può essere sul mare o sulla terraferma. A volte in condizioni di temporali intensi si fa fatica a vedere il vortice, ma dopo, successivamente a questi fenomeni, si possono notare gli effetti sul terreno in base ai danni. Si può notare che la direzione del vento veniva da più parti, quindi può essere un vortice. Invece il downburst, che succede spesso, quello che è capitato nei giorni scorsi, sono raffiche lineari, che non vuol dire che se superano i 100 km orari si deve parlare di tornado. No, le raffiche lineari possono creare molti, ma molti più danni di tromba d'aria e tornado, perché possono interessare una maggiore area, mentre il tornado segue una linea e generalmente dura pochi chilometri, le raffiche lineari possono durare centinaia di chilometri. Testimonianza è la giornata di giovedì, che ha visto un temporale con raffiche di downburst iniziare dalla Liguria, passare tutto l'Appennino e giungere fin sulla costa tra Cervia, Milano Marittima e Lido di Savio. Quindi queste raffiche lineari possono essere molto intense, provocare tantissimi danni, e però si chiamano raffiche lineari, downburst, e non tromba d'aria e tornado.